Allora ragazzi, tenetevi forte perché nella fantastica puntata di oggi parleremo di broccolette, in particolare di una delle fasi più delicate della sua coltivazione, ossia la semina. Me l'avete chiesto in tanti e visto che lo devo fare per me oggi, voglio condividere un trucchetto che mi ha dato veramente tante soddisfazioni e sono certo che sarà anche molto utile per voi. Quindi direi di iniziare subito perché è arrivato finalmente il momento di seminare una delle verdure più buone e gustose dell'inverno. Iniziamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto. Come vi ho detto nella intro, la puntata è dedicata interamente ai broccoletti. Prima però di cominciare, soprattutto per i neofiti, chi non ha mai fatto l'orto, chi quest'anno ha deciso di iniziare, andrei a fare una brevissima panoramica sulle varietà di semi, perché in realtà di broccoletti, cimeti di rapa ne esistono veramente tantissimi tipi e soprattutto tantissimi fenotipi. Tra le varietà più comuni ci sono sicuramente i broccoletti sessantini, novantini e centoventini, e questi nomi derivano appunto dal tempo, dal periodo che intercorre ovviamente all'incirca tra la semina e la raccolta. Oggi io andrò a piantare una varietà sessantina e questo per due motivi. Innanzitutto sono più precoci, ok, quindi in 60 giorni dalla semina dovrei iniziare a raccogliere, ma soprattutto li consiglio di utilizzare anche a voi, proprio perché siamo arrivati ormai a fine di settembre ed è vero sì che le giornate sono ancora piuttosto calde, ma se abitate in zone piuttosto fredde o comunque collinari, questa secondo me è la varietà che dà un pochino più soddisfazione. La differenza tra un fenotipo e l'altro, quindi dal sessantino al centoventino, non è sicuramente il sapore, che è sempre quello, ma diciamo che le varietà più precoci sono sicuramente un pochino meno produttive, hanno le cimette un pochino più piccole, però se li coltiviamo con un po' di intelligenza e quindi li andiamo a seminare in maniera scalare, avremo anche la possibilità appunto di avere un raccolto abbondante e costante per tutto l'inverno. Dopo questa breve ma doverosa premessa, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di preparare il terreno che ospiterà le nostre sementi. Io mi sono già anticipato ovviamente e questa mattina ho utilizzato questa piccola fresa elettrica, un attrezzo veramente favoloso a cui tra l'altro ho dedicato un'intera puntata, la trovate qui in alto e la troverete al termine del video. Questa fase preliminare è fondamentale per avere una semina efficace e produttiva, per ottenere un terreno sciolto e soprattutto drenante, caratteristiche poi fondamentali per facilitare la germinazione dei semi e lo sviluppo delle prime radichette, che non tollerano assolutamente i ristagni idrici. A questo punto entriamo nel vivo della semina. La tecnica consiste nel miscelare i semi di broccoletti all'humus di lombrico, ma prima di passare alla pratica permettetevi di parlarvi di quali sono i vantaggi di questa eccezionale tecnica e perché dovreste utilizzarla. Un'uniformità nella distribuzione dei semi. Mescolare accuratamente i semi con dell'humus di lombrico ci consente di distribuire i semi in modo omogeneo sul terreno, evitando eventuali accumuli che dovremo poi eventualmente andare a diradare, e soprattutto in questo modo non ci saranno porzioni di terreno senza semi. Una fertilizzazione mirata. Oltre infatti alla distribuzione omogenea dei semi, questa tecnica ci permette anche di fornire subito nutrienti alle piante. Infatti tutti gli elementi nutritivi contenuti nell'humus andranno a nutrire le piante, quindi rendendole forti e sane fin dalle prime fasi di vita. Ultimo, ma non per importanza, è il mantenimento dei livelli di umidità. L'humus di lombrico è noto infatti per la sua capacità di trattenere l'umidità, il che è fondamentale durante la fase di germinazione. La sostanza organica funge da riserva d'acqua, evitando però il dannoso ristagno idrico e consentendo ai semi di rimanere ben idratati, favorendo una germinazione uniforme, veloce e molto affidabile. Allora, i motivi ve l'ho detti, tra l'altro mi sembrano tre ottimi motivi, quindi direi a questo punto di passare all'azione. Allora, tutto quello che ci serve è un secchiello,
dell'humus di lombrico, e a questo punto il consiglio che vi do ovviamente è quello di utilizzare l'humus di lombrico per mele, e poi abbiamo i nostri semi. Io, come vi ho detto, sto andando a piantare la varietà sessantina, quindi quella che con 60 giorni arriva a maturazione. Allora, considerate che mediamente per andare ad effettuare una buona semina occorrono dai 3 ai 5 grammi di semi per metro quadrato. Il consiglio che vi do è quello però di utilizzare l'occhiometro. Quindi andiamo ad inserire a questo punto i semi all'interno del nostro secchio. Ok, così, in questo modo. Ok. E iniziamo a miscelare. Okay, dobbiamo amalgamarli bene come se stessimo utilizzando la sabbia, ok? Quindi misceliamo, possiamo farlo anche, ecco, io avevo già pesato i semi che mi servivano, quindi adesso vado a miscelare bene, sì, in questo modo, facendo però attenzione a guardare con l'occhio per fare in modo che ci sia la giusta densità tra seme e humus di lombrico, nel senso che se vediamo che ci sono troppi semi andiamo ad aggiungere l'humus di lombrico, se vediamo che abbiamo messo troppo humus di lombrico e quindi c'è una pochissima densità di semi, le andiamo ad aggiustare. Ovviamente anche per questo, come tutte le cose, ci vuole un pochino di esperienza, quindi magari fate un piccolo tentativo e poi lo diciamo andate ad implementare in corso d'opera. Allora vi faccio vedere da vicino una porzione per cui noi comunque abbiamo l'humus e i nostri semini, ok? A questo punto sarà sufficiente andare con una pala, io questa ho a disposizione, a creare una sorta di solchetto. Non serve un qualcosa di estremamente profondo, e questo perché comunque il seme del broccoletto ha necessità di 2-3 cm di profondità, quindi basta che poggiamo la pala senza comprare chissà che cosa e tiriamo giù una linea, ok? Questo tra l'altro ci darà la possibilità anche di creare il sesso di impianto ideale, che è 20 cm tra una fila e l'altra. Dobbiamo garantire questo spazio perché comunque già le foglie del broccoletto tendono a crescere, ma soprattutto visto che le giornate d'inverno non sono molto luminose, c'è la guazza, dobbiamo fare in modo di far entrare la luce e soprattutto di far circolare l'aria, quindi lasciamo una ventina di centimetri tra una fila e l'altra. A questo punto che dovremo fare? Sarà sufficiente prendere il nostro composto senza farci neanche tante pippe mentali, perché abbiamo già miscelato e distribuito i semi con la giusta densità, e non facciamo altro che andarlo a distribuire così facile sul terreno, ok? Anche l'operazione di semina è anche più veloce in questo modo, proprio perché non dovremo stare a impazzire con i semi che dobbiamo andare a distribuire, o meglio con la giusta quantità di semi, un po' come ho fatto con la puntata sulla carta igienica, non so se l'avete vista, ve la lascio anzi qui. Questo diciamo che è un metodo ancora più evoluto. Ovviamente io lo sto facendo sui broccoletti, ricordatevi anzi di distribuire uniformemente almeno l'humus, ma in realtà questa tecnica la potete utilizzare con tutti i semi, ok? A questo punto, avendo messo l'humus, chi vuole può andare a coprire così un pochino, piano piano, così, ma in realtà non è neanche necessario perché l'humus già è un substrato e quindi diciamo che il nostro seme rimarrà protetto, alimentato, perché comunque l'humus è appunto ricco di elementi nutritivi che serviranno per tutta la fase di crescita, e soprattutto il fatto che funge un po' come spugna che mantiene l'umidità aumenterà tantissimo la percentuale di germinazione. Bene, allora ragazzi, intanto spero che la puntata vi sia piaciuta, io adesso continuo piano piano a completare questo spazio che ho dedicato ai broccoletti. Fatemi tra l'altro sapere come fate voi e fatemi sapere se volete una puntata su come ho realizzato quest'orto, che poi comunque vi farò vedere prima o poi. Allora ragazzi, per oggi non mi dilungo ulteriormente, lasciate un like così mi aiuterete diciamo a crescere e far crescere il canale, e niente, noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao.